L'idea della scuola di teatro è nata 2 anni fa. Ci pensavo da un po' di tempo, però ho pensato che questo era il momento buono per provare a lanciarla. L'anno scorso gli iscritti erano circa 50, quest'anno sono raddoppiati. Devo dire dunque che stiamo facendo cose buone. Una normale scuola di teatro si fa solamente teatro per futuri attori o attrici. Questa invece credo che sia un po' sui generis. Ogni classe di questa scuola è un piccolo microcosmo dove ci sono ragazzi e anche giovani e adulti che sono qui ognuno per una motivazione diversa. Ognuno di loro è venuto a provare perché cercava qualcosa. Nei gruppi dove ci sono i piccoli magari la motivazione è più compatta e vengono qui soprattutto per giocare. Invece man mano che si va avanti cominciano le esigenze più differenziate tra i giovani, tra gli adulti. C'è qualcuno che viene perché vuole sperimentare un nuovo mondo e questo può anche accadere. C'è qualcuno che ha voglia di recitare delle parti drammatiche e si sperimentano anche su questo. C'è qualcuno, e anzi più di uno, che soffre di sindrome di timidezza. E allora nel fare queste cose si sta lì a guardare uno per uno queste persone e a vedere che cosa può dare queste 2 ore. Il percorso dura da ottobre fino a maggio, fine maggio, giugno, dove si concluderà con degli spettacoli finali che cercheremo di fare al Cinema Accademia. È un momento importantissimo perché è quello il momento in cui si affronta l'altro, si affronta il pubblico e sicuramente questo scontro si supera perché vince sempre chi sta sul palco.